Alla guida della Caritas di Roma dal 1 settembre 2021, una nomina che è arrivata, diciamo, in un periodo molto difficile di pandemia per Covid-19. Come sono andati questi primi 6 mesi? Come stanno andando? Beh, sono mesi particolarmente intensi, una nomina improvvisa che non mi sarei mai aspettato e che comunque sia tutto è affidato al Signore. E ma anche all'aiuto di tantissime persone di grande valore che ci sono nella Caritas di Roma e nella Chiesa di Roma più in generale, che si vive anche giorno per giorno nella consapevolezza dei miei limiti, ma anche nella consapevolezza appunto di non essere da solo, tutt'altro, l'ho già detto, persone di grande valore, esperienze importanti sia a livello, diciamo, diocesano sia a livello locale. E quindi insieme si può fare bene del bene, c'è sempre molto da imparare. Ecco, lei conosceva benissimo questa città dove vive dal 1984, lo ricordiamo, diacono, è padre, nonno, insomma, è fondatore di Cittadinanza Attiva. Quindi di che cosa ha bisogno Roma? Ma Roma ha bisogno anzitutto di avere anche una visione più positiva di se stessa, perché sono le cattive notizie quelle che fanno notizia, ma in realtà ci sono anche tante buone notizie, questo dico in generale. Poi è chiaro che è una città grande, bellissima, meravigliosa, in cui però per troppi anni, se non decenni, non si sono affrontati alcuni grandi problemi. Abbiamo avuto purtroppo anche pochissimi giorni fa l'ennesimo senza dimora che è morto, siamo praticamente a 10, eppure ci sono da tanti anni migliaia di persone senza un tetto dignitoso o proprio senza un tetto. C'è una certa assuefazione forse nella città, in noi, nel vedere persone che stanno lì, no? Negli anfratti di qualche condominio, accanto a qualche stazione ferroviaria, nei giardini, vicino a qualche ristorante, qualche bar, accanto a volte anche alle nostre chiese. Questo non è un dato che dobbiamo dare per irreversibile. Occorre quindi la capacità di intervenire sulle cause che stanno a monte. Quando una persona è per la strada, le cause in realtà a volte sono molteplici, non ce n'è una sola. C'è un problema dovuto a un accumulo anche di sofferenze e un accumulo di solitudini. Poi ci sono anche grandi responsabilità di ognuno di noi, delle nostre comunità, molte anche delle istituzioni pubbliche. Ecco, veniamo al sinodo. Carità è cammino sinodale. Si tratta di un legame inscindibile, se tutto non può che partire dall'aspetto della comunione. Ma non c'è dubbio, io direi innanzitutto che la carità è costitutiva di ogni battezzato. Non è una dimensione che si può delegare ad altri. Nel Vangelo di questo si parla, no? Di una testimonianza di nostro Signore Gesù Cristo che è rivolto a tutti i suoi discepoli. E credo che la comunione sia importante perché questa dimensione va vissuta come Chiesa e quindi come popolo di Dio, individualmente e comunitariamente, e non si può delegare. Guardi, quando si parla, ad esempio, in una realtà parrocchiale di carità, non è possibile dire spetta ad altri, si può delegare a qualcuno. È una dimensione che va vissuta, dobbiamo aiutarci tutti a viverla, ognuno per quello che può, ovunque si trovi, per il tempo che ha a disposizione. Ecco, però pensando alle nostre parrocchie, spesso diciamo si vive un po' a compartimenti stagni, cioè la carità da una parte, la liturgia da un'altra, no? Come si può invece vivere, come dire, veramente un cammino tutti insieme? Dunque, il cammino sinodale mi sembra che possa davvero aiutarci tutti a crescere nella carità, nella sua dimensione integrale, come dice il nostro vescovo Papa Francesco, no? C'è la dimensione della carità materiale, quella che è più ovvia per intenderci, è più facile anche da cogliere. Poi c'è la dimensione della carità spirituale. Ho accennato prima il tema delle solitudini nella nostra città di Roma, no? Quindi c'è questa dimensione spirituale che è particolarmente importante. C'è anche la carità legata alla dimensione intellettuale. Viviamo oggi subissati di messaggi, di una cultura consumistica, di un marketing sempre aggressivo, dove sembra che si conti solo per quello che si ha, per quello che si può consumare e acquistare.
Quindi questa dimensione della carità, questa dimensione integrale è molto importante. Io credo che il sinodo come percorso di un popolo di Dio che cammina insieme, come percorso in cui è fondamentale il dialogo e soprattutto l'ascolto degli altri, che siano credenti o no, sono entrambi fondamentali in questo cammino sinodale, possa esserci di grande aiuto anche per crescere appunto nella dimensione della carità, che è una dimensione centrale del nostro essere credenti. Ecco, cosa state facendo nel concreto voi come Caritas nelle parrocchie proprio per stimolare questo ascolto e questo dialogo rispetto al sinodo? Ecco, torno leggermente alla precedente domanda, no? Quando lei parlava della frammentazione che a volte c'è anche all'interno delle parrocchie. Dobbiamo superare la logica delle etichette. È una chiesa che si muove insieme, la chiesa di Roma in questo caso. Ecco. Tu pensi che a qualcuno, per esempio anche agli ucraini che stiamo accogliendo, possa davvero interessare qualcosa se chi ti aiuta è della Caritas, della San Vincenzo, di Sant'Egidio o altro? Ma è assolutamente, perché ognuno ha i suoi carismi, ma non è questo quello che conta. L'importante è che ci si aiuti, così pure che ci sia il gruppo liturgico della catechesi, degli educatori o della Caritas in senso stretto o altri, l'importante è che sia coinvolta l'intera, si cerchi almeno di coinvolgere l'intera comunità parrocchiale, no? da questo punto di vista. Quello che noi stiamo facendo è abbiamo attivato dei percorsi già nelle nostre opere segno, cercando di ascoltare sul serio i poveri, perché è importante questo. Noi, coloro che tendenzialmente aiutiamo quotidianamente, bisogna superare la logica del fare per loro, questa volta non preoccuparsi di ciò che possiamo fare per loro, ma di ascoltarli, perché spesso quello che chiedono è di essere riconosciuti con il nome e il cognome, per il volto e la storia che hanno, sospendendo qualsiasi tipo di giudizio, che è cosa non facile, ma è indispensabile. Quindi stiamo organizzando degli incontri già nelle nostre opere segno tra operatori, volontari e le persone che ospitiamo, le persone povere. Lo stiamo facendo come Caritas, con grande libertà, anche con una certa creatività. Siamo coinvolti anche nelle parrocchie, sempre con questa dimensione dell'ascolto, che è il punto centrale, a mio avviso, del cammino sinodale. Papa Francesco lo sollecita giustamente molto. Un ascolto non burocratico, non perché bisogna farlo, ma un ascolto profondo, vero, togliendosi magari l'orologio, non andiamo sempre molto di corsa, no? Spendere un'ora del proprio tempo ascoltando l'altro, ascoltare significa stare zitto e non fargli le prediche, no? Non dare consigli, ascoltare. Ecco, questo mi sembra, e lo possiamo e lo dobbiamo fare con tutti. Anche ciò che la città di Roma, anche le persone, le realtà che la pensano a loro modo e comunque in un modo che può sembrare, a volte lo è, tanto distante da noi, non può che farci molto bene. Il cammino sinodale significa l'ascolto della parola di Dio, l'ascolto dei fratelli e delle sorelle vicini o lontani che siano, per capire da questo insieme di ascolto dove il Signore vuole che noi andiamo, perché non lo sappiamo bene oggi. Ecco, lei prima ha anticipato un po' una domanda che le volevo fare, perché insomma ha parlato, no, di diverse realtà che si occupano di carità sul nostro territorio, Caritas, Sant'Egidio, i Vincenziani. Quindi c'è interazione tra queste istituzioni e anche le istituzioni laiche? Si può lavorare tutti insieme? Sì, io penso che dal punto di vista ecclesiale un primo segno molto importante è questo coordinamento diocesano della carità, che è presieduto dal vescovo ausiliare, no? Don Benone, lo chiamiamo, e dove ci sono queste molteplici, ricchissime esperienze di impegno sul versante della carità nella Chiesa di Roma. E questo percorso sta andando avanti ed è molto significativo. E più in generale credo che proprio a partire dal lockdown sia cresciuto molto questa attitudine a lavorare insieme per il bene delle persone che sono in difficoltà. L'abbiamo visto nei municipi, nei quartieri, nelle parrocchie, straordinarie forme di collaborazione proprio nel momento di maggiore criticità, penso al lockdown, dove ci si è davvero
cimentati per un'opera di solidarietà lavorando insieme, riconoscendosi come fratelli e come sorelle, al di là delle appartenenze, ma nel desiderio di fare bene a coloro che si sono davvero trovati in grandissime difficoltà. Ecco, la pandemia, siamo partiti da lì e ancora, insomma, non ne siamo usciti completamente. Adesso c'è una guerra in Ucraina, insomma, tutte queste emergenze, insomma, come ha risposto anche la città di Roma, chiaramente nell'accoglienza, no? Anche di chi fugge da una guerra. Sì, io in modo straordinario, faccio tre esempi molto concreti. Come comunità ecclesiale sono cresciuti moltissimi luoghi e momenti della preghiera insieme. Secondo esempio è quello delle donazioni, cioè delle offerte, da 1 euro, 2 euro a 3.000, 5.000 euro nella città, straordinario. Noi lo percepiamo come Caritas e questo è importantissimo, perché sappiamo quanto sia importante far avere aiuti economici anzitutto alle Caritas. Io parlo per le Caritas che stanno in Ucraina, sia quella della Chiesa Ortodossa, sia della Chiesa Cattolica, in Moldavia, in Romania, in Polonia, in Slovacchia, e questo è quello che stiamo facendo coordinandoci con la Caritas italiana. Ecco, un terzo esempio di questa risposta molto generosa è quella dell'accoglienza. Noi abbiamo centinaia di famiglie, anche di privati, di singole famiglie, che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere. Naturalmente stiamo verificando situazione per situazione. Abbiamo molte parrocchie, molti istituti e comunità religiose e poi abbiamo tanti singoli. Naturalmente noi stiamo spiegando che bisogna fare bene del bene, bisogna superare l'emotività, quindi bisogna capire bene quali sono le condizioni per una buona accoglienza, sapendo che un'accoglienza non potrà essere un'accoglienza di 15 giorni, un mese. Come minimo ci vorranno 6 mesi di accoglienza, come minimo. Quindi allora bisogna ponderare, valutare bene se ci sono le condizioni. Sulla base di questo ci stiamo naturalmente organizzando. Abbiamo una collaborazione anche con i diaconi permanenti, con le loro mogli. Abbiamo altri volontari, perché vogliamo parlare con ognuna di queste famiglie che ci ha contattato per rendersi disponibile, per capire bene le situazioni, verificare anche dove vorrebbero fare questa accoglienza, se dando degli appartamenti singoli, se delle stanze, perché magari a volte non ci sono le condizioni per poter accogliere bene queste persone. Ricordiamoci che non si tratta solo di dargli un tetto o qualcosa da mangiare, ma di dargli anche calore umano, vicinanza, di metterle in condizione di vivere in dignità una situazione di straordinaria sofferenza che si trovano purtroppo a vivere. Quindi è una cosa meno semplice di quello che si possa immaginare. Quindi tre esempi concreti, molto forti, che denotano la ricchezza straordinaria, ancora quella ricchezza secolare, millenaria, della città di Roma. Una chiesa, no, che primeggia sul versante proprio della carità. Lo possiamo testimoniare sul versante dei credenti, ma sul versante anche laico. E questa è una cosa molto bella, credo. Tornando al sinodo, tornando a questo popolo in cammino e in ascolto, lei da direttore della Caritas, ma anche da credente, da diacono, che chiesa immagina? Ma la chiesa è il popolo di Dio, quindi una chiesa che cammina insieme, soprattutto una chiesa molto aperta, senza barriere, direi senza appartenenza, se non l'appartenenza al Vangelo, che è in grado di mettersi continuamente in discussione, e anche di recuperare anche quella capacità profetica. Una chiesa anche scomoda si assume radicalmente, cioè la radice, il punto di vista dei poveri, perché è il vero tesoro della città, di Roma, diceva San Lorenzo, il diacono Lorenzo, il vero tesoro della città di Roma sono i poveri. Assumere il punto di vista dei poveri aiuta sicuramente a risolvere i problemi di tutti. Il punto di vista dei poveri è quello più vicino al bene comune e all'interesse generale della città. È un punto di vista che va assunto, posto al centro. In realtà il più delle volte è ai margini.
Noi pensiamo al PNRR, no? Questo acronimo terribile anche da pronunciarsi, ma se non c'è un PNRR che mette finalmente al centro i poveri e che fa sì che vengano, ad esempio, senza dimore, tolti dalle strade, non nascosti, tolti dalle strade, il che significa, e non è facile, ma dobbiamo assolutamente farlo tutti quanti insieme, riprogettare anche la città. Molti di questi poveri sono disponibili a ripartire, purché si creda su di loro, purché si superi una logica della carità assistenzialistica. Non dobbiamo dare sussidi, dobbiamo dare dignità. In molti casi significa lavoro, in molti casi significa lavoro, perché tanta gente ha perso il lavoro e sta in mezzo alla strada, oppure ha avuto delle disavventure, anche per propria responsabilità nella vita, e si trova addirittura senza una casa. Ecco, questo per me è il tema centrale su cui dobbiamo lavorare tutti insieme, sapendo che possiamo trovare sicuramente delle convergenze, un lavorare insieme con le istituzioni pubbliche, con il mondo dell'economia e della finanza, anche di questa città, che può molto, deve fare molto di più, anche questo mondo, con le nostre comunità, con i singoli. Si può fare molto, e credo che la cornice del cammino sinodale, che per me non è astratta dalla vita concreta delle persone, possa dare un grande respiro, un respiro materiale di aiuto, un respiro spirituale e anche intellettuale, no? Pensiamo quanto sia importante accettare le diversità, superare le barriere, che sono barriere culturali e barriere fondate sul pregiudizio. C'è tanto da fare, ma ci sono tante persone con cui poter fare bene del bene.